Buongiorno ai nostri telespettatori dallo studio di Prima Notizia, mancabile appuntamento mattutino con l'informazione. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi andremo a leggere insieme con il consueto approfondimento delle pagine interne del quotidiano La Nuova del Sud per vedere quali sono i fatti di questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, ma sono veramente pochi i quotidiani che oggi dedicano spazio a questa giornata comunque così importante. E in Basilicata sarà un 8 marzo di scioperi, stamane alle 10, presidio degli operai della logistica Stellantis sotto la regione, in protesta sempre alle 10, ma in piazza Mario Pagano a Potenza anche i lavoratori del gruppo Enel, e lunedì in viale Verrastro torneranno i trattori. Sentiamo Luca Tamburrino. Da un lato la politica, proiettata verso le prossime elezioni regionali di aprile, dall'altro i problemi della gente, in particolare sul fronte lavorativo, dove le vertenze aperte e le grandi carenze di opportunità, soprattutto per i giovani, stanno mettendo a dura prova la tenuta demografica della Basilicata. Per questo, mentre in viale Verrastro c'è chi si trova alle prese con la composizione delle liste, poco sotto, nel piazzale antistante il Palazzo della Regione, qualcun altro è pronto a far sentire la propria voce, dagli operai della logistica Stellantis di Melfi al Comitato degli Agricoltori Lucani, due platee in attesa di risposte dai palazzi del potere e dunque decise a manifestare per rivendicare il diritto ad un futuro stabile. Lunedì prossimo a Potenza, dopo il tavolo di crisi con Bardi e Galella della scorsa settimana e la seduta del Consiglio regionale dedicata, il movimento spontaneo degli agricoltori tornerà a farsi sentire. A pochi giorni dalla campagna elettorale, si legge nella nota dei rappresentanti, auspichiamo vengano adottate delibere e provvedimenti prima del 21 marzo. Non possiamo arrivare all'autunno con le solite promesse che contribuiranno a far morire tante altre aziende agricole per via degli eccessivi costi di produzione, del taglio drastico della PAC e gli esigui risarcimenti per i danni causati dai cinghiali. E mentre gli agricoltori si preparano a lunedì, in occasione dell'8 marzo il piazzale della Regione sarà occupato da un altro presidio, quello degli operai della logistica di San Nicola di Melfi, comparto che rischia l'estinzione, in assenza di commesse da parte di Stellantis. Con il 75% degli operai in cassa integrazione, Fismic e Wilm sollecitano il presidente Bardi e il ministro Urso ad interventi urgenti, prima che sia troppo tardi. Ci spostiamo in edicola, scusate, andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. In primo piano c'è la politica, il fronte di Angelo Chiorazzo si compatta più che mai dopo l'ennesimo fango quotidiano. Potrebbe essere il giorno in cui si decide il destino del centrosinistra. Il candidato presidente di Basilicata Casa Comune incontra la segretaria del PD Schlein. Ancora attacchi a orologeria, Sant'Arsiero del PD, dopo Scanzano e Toghe Lucane, i poteri oscuri tornano ad attenzionare la Basilicata. Ci spostiamo nel taglio alto, c'è la sanità, inchiesta sanità si torna in aula con la cronaca giudiziaria, sono 27 gli imputati davanti al GUP Valente per l'udienza preliminare del processo, atteso il verdetto sulla costituzione di parte civile di Barresi, il grande accusatore di Bardi. Emergenza, camici bianchi, sempre meno medici sotto casa, le stime di Gimbe, 150 pensionati entro due anni e 35 posti che rimarranno scoperti. Andiamo a leggere la spalla dell'apertura con il punto di vista di Nino Grasso, quel coraggio di Zullino e Vizziello e le mosse di Pittella, e c'è l'intervento dell'ex sindaco di Melfi, lo squallore di certa politica e il regalo sotterraneo, l'appello del Xeres, il centro studi e ricerche della Basilicata, l'8 marzo in regione superando la retorica, subito il centro antiviolenza a Palazzo San Gervasio, ludopatia. In Basilicata si rischia di diventare schiavi del gioco d'azzardo già a 11 anni. Emozioni ad alta quota, sul Pollino è tornata la neve, tutti sulle ciaspole tra pini loricati e faggete secolari. Restiamo sulla prima per andare a leggere lo sport. Notte stregata, ieri si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie C con il Potenza in campo al Viviani, piegato però dal Benevento con una doppietta di Lanini.
Andiamo avanti con le regionali. Schlein Chiorazzo, il giorno del confronto dopo l'ennesimo attacco a orologeria. Potrebbe essere oggi il giorno in cui si decide il destino della coalizione con il candidato presidente di Basilicata Casa Comune. Trattative per posti in giunta o altri strapuntini falso suggerita da qualche mano interessata. L'articolo del Fatto Quotidiano getta nuove insinuazioni sul fondatore di Auxilium, ma anche l'effetto di moltiplicare gli atti di stima e anche di solidarietà. Sant'Arsiero, PD, motivazioni populistiche che inquietano in una regione già attenzionata da poteri oscuri per la vicenda Scanzano e toghe lucane, e proprio ora in cui si chiede un rinnovamento etico e anche politico. La cronaca giudiziaria con l'inchiesta sulla sanità, oggi si torna in aula, atteso il verdetto su Barresi e parte civile, sono 27 gli imputati davanti al gruppo Valente per l'udienza preliminare del processo, in molti vogliono essere interrogati, l'ex DG del San Carlo è il grande accusatore di Bardi e della sua prima giunta. Siamo al punto di vista di Nino Grasso, il coraggio di Zulino e Vizziello e le mosse di Pittella con un padre padrone chiamato Bardi. Ci occupiamo naturalmente ancora delle elezioni regionali. Andiamo avanti con i nostri contributi. In occasione dell'8 marzo il Centro Studi di Confartigianato fa il punto sul ruolo delle donne imprenditrici nell'economia lucana. Per la Presidente Gentile è necessario alimentare l'occupazione femminile attraverso la promozione di politiche di welfare, come ci spiega Michelangelo Russo. Il trend positivo del mercato del lavoro sta interessando anche il segmento dell'occupazione indipendente, il cui recupero è trainato dalle donne imprenditrici. In Basilicata il peso delle 12.000 lavoratrici autonome sul totale è del 31%, posizionando la nostra regione al 196esimo posto su 233 regioni europee. Lo rileva il Centro Studi Confartigianato alla vigilia dell'8 marzo, sottolineando che il contributo del lavoro indipendente alla crescita dell'occupazione è essenziale per ridurre il gap del tasso di occupazione femminile. Le imprenditrici e in generale le donne italiane, sottolinea la presidente di Confartigianato Matera, Rosa Gentile, devono fare i conti con la carenza di politiche a favore dell'occupazione femminile e con un welfare che non aiuta a conciliare il lavoro con la cura della famiglia. La novità positiva è segnata dalle donne alla guida di imprese che svolgono mestieri da uomini. Nei settori ateco, in cui almeno il 90% degli imprenditori sono uomini, si registrano 57.800 imprese femminili, con un'incidenza media del 6,2% a fronte del 22,7% medio per il totale dei settori. Tra i settori considerati da uomini ci sono i lavori di costruzione edilizia, riparazione e commercio, autoveicoli, autotrasporto, trasporto, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature, ma anche trasporto marittimo, raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Continuiamo a leggere la nuova del Sud, siamo a pagina 9, centri d'accoglienza congelati come quello antiviolenza di Palazzo San Gervasio, che sia un 8 marzo di fatti. Simonetti del Xeres sprona il governo locale del tutto inerte di fronte a questioni gravi che mettono a rischio la sicurezza delle lucane e delle immigrate sfruttate, fermi 15 milioni dell'Unione Europea per l'apertura dei centri di Boreano, Gaudiano e anche Scanzano. Oggi sicurezza sul lavoro, INAI e ANMIL danno voce alle donne vittime di infortuni, un incontro in regione. Andiamo avanti ancora, le celebrazioni in occasione della festa della donna, della giornata internazionale della donna, è l'apice di un impegno verso cui profondiamo energie tutto l'anno. Numerose le iniziative messe in campo dalla CISL di Basilicata nella giornata della donna, una mostra a Matera promossa dal coordinamento donne del sindacato, un convegno a Potenza e l'avvio della campagna Io lotto tutto l'anno. E c'è stato un accordo importante sottoscritto
tra gli assistenti sociali e la Commissione regionale pari opportunità, parità di genere, integrazione, sinergia tra questi due organismi. Non bastano le leggi, servono alleanze in regione, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Obiettivo dell'accordo è la condivisione di progetti di interesse comune nell'intenzione di costruire un contesto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutte le cittadine e i cittadini. Andiamo avanti con i nostri contributi, una guida cartacea ma anche audio e in LIS per rendere accessibile a tutti le informazioni sulla violenza di genere. La campagna è promossa dalla Commissione regionale pari opportunità ed è stata presentata ieri. Lucia Pietrafesa. Una guida accessibile a tutti per promuovere e divulgare conoscenze e informazioni sulla violenza di genere. A promuovere l'iniziativa la Commissione regionale Pari Opportunità, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l'Associazione Lucana Autismo, quella degli interpreti LIS e la cooperativa Segnalis. Purtroppo di violenza di genere e persone con disabilità si parla molto poco, ma soprattutto in Italia non abbiamo centri antiviolenza, ce ne sono pochissimi che sono attrezzati per accoglierli e soprattutto non ci sono dati, ci sono pochissime denunce. Allora è bene proprio accendere i riflettori su questa tematica. Diversi gli strumenti di comunicazione utilizzati che rendono del tutto inedita la campagna Le mani contro la violenza. È una campagna che è fruibile a tutti perché è presente e declinata non soltanto nel carattere a stampa ma anche in audio, in LIS e in comunicazione aumentativa alternativa. La guida sarà così fruibile da persone con disabilità della vista, sorde o con disabilità cognitive legate a sindromi dello spettro autistico, grazie alla comunicazione aumentativa alternativa. La comunicazione aumentativa alternativa, che è un mezzo di comunicazione utilizzato per i ragazzi con autismo, soprattutto per i ragazzi di secondo e terzo livello, che si utilizza sia nella didattica ma anche nella vita quotidiana, per migliorare la vita quotidiana. È un evento importantissimo anche per la comunità sorda, che finalmente si renderà ovviamente inclusa anche grazie al video della campagna informativa tradotta in LIS, proprio per poter incentivare anche le donne sorde a non sentirsi sole. Continuiamo a leggere la nuova, sempre meno medici di famiglia, in migliaia rischiano di dover uscire dal paese per curarsi, entro il 2026 in 150 andranno in pensione e 35 camici bianchi non potranno essere sostituiti. Le stime della Fondazione Gimbe sulla carenza di medici di medicina generale sorgeranno problemi per l'assistenza, soprattutto ad anziani e fragili. Il gioco d'azzardo e il rischio di diventare schiavi già a 11 anni, allarme in Basilicata, illustrati nella sala inguscio della regione, i risultati del progetto GAP che evidenziano il trend preoccupante tra i più giovani. I numeri mostrano un incremento della spesa del 20% con una media pro capite di 1000 euro spalmata su tutta la popolazione. Torna la neve sul Pollino, tutti sulle ciaspole, trapini, loricati e faggete secolari, e poi ancora Lago Negro, sarà un 8 marzo all'insegna della prevenzione. Andiamo sulla pagina di Matera Città, non possiamo perdere questa occasione. Sonic Park Matera da Sambone del PD, l'appello alle istituzioni affinché si trovi una soluzione che alleggerisca i vincoli, l'intervento a seguito della decisione di Acifone Phoenix di Fondazione Reverse di mettere in stand-by la manifestazione per l'estate 2024. Siamo alla pagina della cultura e degli spettacoli, un universo dove ogni scelta può cambiare il destino, magia, tradimento e rivelazioni del romanzo L'erede. Oggi e domani, duplice presentazione a Potenza per il libro di Alricia Marx, pseudonimo di Martina Ricci. La storia della settima arte raccontata in musica sul palco del Cineteatro Don Bosco, un viaggio che attraverso la voce del soprano Jolek Cerminara ripercorre le più grandi canzoni del cinema hollywoodiano, dai primi Colossal ai più recenti successi sul grande schermo.
Sport e inclusione, l'auditorium della Fondazione Potenza Futuro Teatro della proiezione del docufilm Come una ruota che gira di Marco Rossano, siglato un accordo con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Isabella D'Andrea. La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Fondazione Potenza Futura, insieme per la proiezione del cortometraggio Come una ruota che gira di Marco Rossano. L'auditorium della Fondazione è stato il teatro della serata organizzata a sigillo di una collaborazione siglata con la FIMP. Un'occasione per riflettere su come lo sport possa aiutare ad affrontare le sfide che la vita ci pone davanti. Il docufilm racconta la storia di Luigi Paola, campione di pallanuoto paralimpica, costretto a rivedere i suoi progetti di vita a seguito di un incidente stradale. Una storia di resilienza nella quale si trova la forza nello sport, e raccontarla può essere di aiuto a quanti si trovano a vivere un momento di difficoltà. Lo sport è vita, questa sembra una frase scontata ma non lo è, è il vero significato dello sport, aiuta a relazionarsi, aiuta ad uscire fuori dalle difficoltà, a distrarsi, a vivere una vita sociale adeguata, e quindi dico viva lo sport sempre. E quello che si evince dalle immagini è la grande forza di volontà che è stata, diciamo, padrona nel farmi rivivere una vita, come dico io, da una vita normale a una vita normale. E sicuramente sarà d'aiuto per tutte le persone che hanno o vivono un momento di difficoltà e devono reagire alla vita che, come ben sappiamo, in determinati momenti diventa abbastanza difficile da affrontare. Siamo emozionati di essere qui, di portarlo in giro, perché poi il nostro obiettivo, al di là del racconto, quindi della storia, del documentario, è anche sensibilizzare sulle tematiche che riguardano lo sport, che riguardano l'inclusione, che riguardano la disabilità, perché che va oltre il cinema, va oltre lo sport, e utilizziamo questi due linguaggi, quello sportivo e quello cinematografico e dell'immagine, che sono dei linguaggi universali e quindi possono arrivare a tutti. Tanti i temi affrontati durante la serata, dall'accettazione della disabilità al linguaggio inclusivo, fino alle barriere culturali, ancor prima di quelle architettoniche, sensibilizzando sul ruolo virtuoso e inclusivo dello sport, mission che Fondazione Potenza Futura e FIMP condividono. E l'accordo siglato tra le due va in questa direzione. La Fondazione tende ad essere sempre vicino a queste associazioni che hanno come mission quella di portare lo sport all'interno di un contesto di inclusione. La FIMP, che da anni svolge un ruolo fondamentale, che è quello del nuoto in ambito paralimpico, ha sicuramente dei punti di contatto con la mission della Fondazione, che è quella di fare in modo che lo sport sia uno strumento che possa permettere di fare comunità e che possa permettere di includere anche le persone che magari nel loro percorso di vita hanno avuto un problema che le ha portati a confrontarsi con il mondo della disabilità. Il nostro accordo è un accordo che prevede l'affiancamento della Fondazione con la messa a disposizione degli spazi come quello di questa sera. E oltre a questo ci sarà il dono, un piccolo dono da parte della Fondazione a questi atleti paralimpici, e è stato anche dato un supporto per l'acquisto di un pulmino che consentirà agli atleti della FIMP di poter affrontare in maniera un pochino più tranquilla i viaggi per andare a fare le loro gare. Lo sport sulla nuova, con il turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie C. Lanini strega il Potenza, i rossoblù partono forte, sfiorano il vantaggio, poi vanno KO su due prodezze dell'attaccante del Benevento. Nella ripresa i Sanniti vanno in controllo e i ragazzi di Marchioni non riescono a trovare lo spunto per riaprirla. E andiamo a vedere insieme quali sono stati i momenti salienti di questa gara nel catino del Viviani di Potenza. Dopo il pareggio beffa contro il Sorrento, il Potenza ospita il Benevento al Viviani. Potenza subito pericoloso dopo un minuto, Carturano di tacco per Schiattarella che da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Insiste il Potenza al nono, Azio Smanovic per Rossetti che mette un pallone invitante per Carturano che mette alle spalle di Paleari, ma la bandierina alta del guardaline ricaccia in gola l'urlo del Viviani per posizione irregolare del numero 9 rossoblù. Il Benevento colpisce al 32esimo, starita di tacco per Lanini che vince un rimpallo con Candellore e poi con un destro teso non lascia scampo ad Alastra. Al minuto 38 arriva anche il raddoppio giallorosso, lancio con il contagiri di starita per Lanini che al volo col destro mette ancora una volta alle spalle del portiere rossoblù.
Nella ripresa il Potenza prova a riversarsi nella metà campo giallorossa, ma lascia spazi in contropiede con Sarita che al 72esimo, servito da Simonetti, spreca un'occasione colossale. Fiammata del Potenza al 73esimo con il destro di Candellori respinto da Paleari, con il tentativo di Azio Smanovic in tapin che termina incredibilmente sul fondo. Due minuti più tardi ci prova Castorani dalla media distanza, ma non trova lo specchio della porta. Accade poco o nulla fino all'87esimo, quando su azione d'angolo Terranova di testa sollecita Alastra al bel intervento. Non accade più nulla, il Potenza esce sconfitto da un Benevento cinico. Prossimo impegno per l'11 di mister Marchionni, domenica pomeriggio alle 16:15 a Catania. Leggiamo insieme il quotidiano del Sud, in primo piano le regionali di aprile, PD Chiorazzo, oggi l'incontro decisivo, si tratta per convincere l'imprenditore di Senise a compiere un passo indietro nonostante l'indicazione della segreteria Dem Lucana. Nel frattempo in furia il Toto Nomi dei possibili candidati alla presidenza della regione Basilicata, clima sempre teso, i sostenitori del re delle cooperative evocano l'intromissione di poteri forti. Da Matera a Potenza, 8 marzo in rosa, anche nella sanità, vaccinazioni e test per le donne, l'automotive Amelfi, le Stellantis è indotto, la Fiume, vertenza nazionale, subito i nuovi modelli, la vertenza di Viggiano, Vibac, a rischio 170 posti di lavoro, la Will, la regione non stia a guardare, la febbre del gioco contagia i minori, ogni lucano spende in media 1000 euro all'anno, allarme per i giocatori ragazzini, la ricerca torna a crescere il fenomeno dell'azzardo patologico in Basilicata. E prima di andare a leggere i quotidiani nazionali, ci sono le previsioni meteo di questo venerdì 8 marzo. Bentrovati da Nico Schiodetto, aggiornamento per la giornata di venerdì. Dal punto di vista meteo possiamo notare sul vecchio continente un possente campo di alta pressione molto a nord, con i massimi sulla Scandinavia, la Danimarca e la Scozia. Quindi il Mediterraneo sarà sguarnito, la porta atlantica rimarrà aperta e queste perturbazioni a più riprese continueranno a interessare dalla Spagna, dal Portogallo, tutta l'Italia, i Balcani e la Grecia. Andiamo a vedere quindi quello che succederà nel corso di venerdì, una prima parte del giorno discreta sull'Italia, anzi abbastanza bella al centro-sud, poi arriverà questo sistema depressionario con le prime piogge entro la serata sull'Alto Tirreno, Sardegna e Nord-Ovest, poi entro sabato mattina tutta Italia vedrà occasionali piogge e rovesci spassi con neve sulle Alpi, ma da ovest questa perturbazione, una nuova, si preparerà e giungerà entro domenica, quindi sabato e domenica due distinte perturbazioni. Venerdì inizialmente tempo discreto, nuvole in aumento e le piogge a partire dalla serata sulle regioni centro-settentrionali e anche la Sardegna con clima ventoso. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Rapida scorsa alle prime pagine dei quotidiani nazionali, vogliamo cominciare dalla Stampa che dedica l'intera prima pagina alla giornata internazionale delle donne, tutte insieme, 5 storie dal mondo per la giornata della donna, gli interventi di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, la sfida UE ai pregiudizi, né dalla rivoluzione iraniana, Wang Ji, la strada verso i diritti, parla la giovane parlamentare LGBT di Taiwan, Nais Nalantei Langete, l'Africa che alza la voce, la giovane keniana che si sta battendo contro l'infibulazione, e c'è Deborah Kopaken che chiude questo ciclo di interviste, l'America ci volta le spalle, questo è il titolo dell'intervista realizzata alla giornalista e fotoreporter americana. E poi ci sono gli interventi di Annalisa Cuzzo Crea, ascoltiamo le ragazze, hanno
ragione, senza lavoro non c'è indipendenza, Elsa Fornero e Anna Loprete. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, spiati numeri mostruosi, lo scandalo dossieraggio, Cantone e anche un dossier sui fondi della Lega, l'ira di Salvini fuori i mandanti, il procuratore di Perugia sentito all'antimafia, un verminaio Striano ha scaricato oltre 33.000 file. Su Repubblica, voto in Abruzzo, sfida sulla sanità per le regionali, nel feudo di Fratelli d'Italia la gestione disastrosa degli ospedali pubblici al centro dello scontro, Schlein chiude la campagna del PD insieme a Bonaccini, siamo uniti e si può vincere, il reportage, code e rabbia nei pronto soccorsi e duello all'ultimo voto in Abruzzo, la sfida di domenica tra Luciano D'Amico centrosinistra e Marco Marsilio centrodestra, si gioca soprattutto sulla sanità, sui dossier spuntano i fondi della Lega, dossieraggi spunta un file sui fondi della Lega, era il sottotitolo. E poi c'è l'intervento del direttore di Repubblica dedicato alla giornata internazionale della donna, alla civiltà delle donne, scrive Molinari. Il giornale, il quotidiano di De Benedetti, si fa riscrivere gli articoli dei PM, il caso domani, le inchieste partivano subito dopo la pubblicazione, l'allarme di Cantone, un verminaio, spiati 33.528 file, eredità Agnelli, indagati Lapo e Ginevra Elkan. E poi c'è il caso Davigo, la nemesi di Davigo, punito perché cattivissimo, condannato a un anno e tre mesi per la rivelazione dei segreti d'ufficio. Siamo sul Fatto Quotidiano, conflitti di interessi, Boschi salva Renzi, Pappa e Ciccia, l'emendamento alla legge Conte per il suo capo, contro Conte da De Rao e Company, restano i contatti già firmati e che si è occupato di Covid e mafia e fuori dalle commissioni. Sul Sole 24 ore, donne, diritti e digitale, l'8 marzo e l'intelligenza artificiale, uno speciale di 4 pagine e poi debiti sovrani a 56.000 miliardi, il rapporto, lo stock USA è il 50% del totale mondiale ed è cresciuto del 50% dal 2008, lo spread continua a calare dopo che la BCE ha aperto al taglio dei tassi a giugno, fisco dal 2025 al via pagamenti in 84 rate, 120 solo dal 2031. Siamo sulla Gazzetta dello Sport con le gare che si sono giocate ieri, Milan da Matti, italiane nelle coppe a forza 4, Slavia in 10 più di un'ora ma ne fa 2, San Siro fischia, poi Leao a invertire il 4-2 di Pulisic e la Roma che si è imposta sul Brighton travolto e quarti ipotecati, Roma fantastici, magico De Rossi, crolla l'amico De Zerbi, in gol Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante, ha giocato anche la Fiorentina, il cuore è viola, la Fiorentina fa il colpo al 95esimo maccabico a Budapest. Queste dunque le notizie sulla Gazzetta dello Sport, con questo quotidiano si chiude qui Prima Notizia, l'informazione sulla nuova TV torna alle 13.50 con il nostro telegiornale, oggi ci saranno anche le previsioni meteo del nostro esperto Gaetano Brindisi, grazie per l'ascolto, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.